Nel frigo. Il frigo nel sugo. Il sugo nel frigo. Sì. Il frigo nel sugo. Il frigo nel sugo. E la pasta è nella frasta. Primo giorno a Lucca. Devo dire che è stato veramente molto bello. Ho incontrato Alcedo, con cui sono andato al suo raduno. Abbiamo fatto la sfilata dei cosplay, quelli in cui stanno sempre all'interno dei video Alcedo, i più famosi, stupendi. E soprattutto mia madre. E mi sono fatta ammazzare le risate. Io ci sono fatta la foto, mi sono fatta la foto con Alcedo e comunque pure domani incontro, perché questo è il primo giorno di Lucca Comics and Games. È venerdì 30 ottobre. Non abbiamo le posate. Porca b***a, non abbiamo le posate. No, non stanno le posate da qualche parte, per forza. E non abbiamo le posate. Detto ciò, aspettate un attimo, devo cercare le posate. Ho trovato le posate. Sono un po' troppo forte. Comunque, e dopo Alcedo e ho incontrato i Nirchiop. No, prima i Nirchiop e poi Alcedo. No, prima si parla prima del cedo e poi del chioppo. Più importante il cedo. Guardate quanto è bella la pancetta. Ho incontrato. Allora. Dopodiché ho incontrato i Nirchiop, in cui mi sono fatto le foto, mi sono messo a parlare. Fortissimi, simpaticissimi. E quello che mi ha fatto più strano è vedere Gianandrea degli ODS. Ha una voce, è la stessa. Grazie a che è la stessa voce del video, però è una voce affascinante. Dopodiché sono andato allo stand di Dario Moccia. Se sentite casino è perché la mia ragazza sta facendo un bel petto di pasta col sugo e la pancetta molto buono. E detto ciò sono andato allo stand di Dario Moccia, volevo prendere il suo ultimo fumetto. Purtroppo era finito, mo vediamo, forse me lo riporta domani. E quindi vi farò sapere domani se qualcosa di nuovo troverò. Secondo resoconto del secondo giorno di Lucca Comics and Games. Oggi devo dire che è stato tutto fumetti e niente arrosto, nel senso che cosplay pochi, molto probabilmente mi diceva Alcedo perché ci sta la gara cosplay. Bah, vedremo, noi continuiamo a girare, adesso c'è l'incubo più grande, la Panini. Contate che 2 ore fa c'era una fila che penso sono 200 metri, cioè prendeva tutta la piazza, faceva zig zag, una cosa paurosa. Fatemi sapere se voi, se siete anche voi qui a YouTube, sì, fatemi sapere anche voi se siete stati qui a Lucca, cosa avete fatto nel secondo giorno e ciao! Reso conto del terzo giorno di Lucca Comics and Games. Ve lo faccio dopo 2 giorni che sono tornato a casa. Questo perché ero distrutto, sfranto, smolecolato. Fate voi. È stato un giorno molto bello. Anche se triste, perché comunque sono tornato a casa. Sono riuscito ad acquistare il fumetto di Dario Moccia, Agorafobia. Ecco, vedelo tutto. Devo dire, già letto e penso che lo rileggerò un'altra volta perché mi è piaciuto veramente molto. Non pensavo, non mi aspettavo questo genere di storia e devo dire che il tratto con cui è disegnato è perfetto per la storia che va a interpretare, che va a raccontare. Bravo Dario. E, inoltre sono andato al raduno della casta, ho incontrato Ghilly Comics con cui mi ci sono fatto una foto e mi sono fatto una foto con Serena Maccialatte e in più e sono riuscito a farmi una foto anche con i ragazzi di In Viaggio col Tubo. Simpaticissimi, infatti si sono fermati, mi hanno chiesto della mia steadicam, come l'ho costruita, e siamo rimasti lì a parlare un pochino, poi mi ci sono fatto la foto. Infine, per fortuna, è stato molto gentile Human Safari a concedermi di fare una foto insieme a lui, perché è arrivato poco prima che io dovessi mettermi in viaggio per partire per casa. Punti a favore di questo Lucca, tanta gente, ma veramente molto vivibile. Le file, anche se erano lunghe, all'inizio sembravano interminabili, nel senso, vedendole da fuori sembravano interminabili. Dal momento in cui ti mettevi in fila duravano 5-10 minuti, quindi alla fine non c'è mai stato problema di entrare all'interno di uno stand. Un bellissimo Lucca Comics and Games, veramente molto bello, penso uno fra i più belli degli ultimi 7 anni, anche perché sono 7 anni che ci vado.
se hai visto fino a qua il video e vuoi vedere altri video di Lucca Comics and Games, su questa mano puoi vedere il video con tutte quante le riprese che ho fatto a Lucca Comics and Games. Invece in questa mano qui puoi vedere il video con le foto fatte a Lucca Comics and Games. Clicca. Beh, detto ciò, io intanto che aspetto che tu clicchi, ti dico, ti invito a mettere mi piace, a condividere il video e per qualsiasi altra cosa a lasciarmi un commento qui sotto. Inoltre, se non sei ancora iscritto, iscriviti al mio canale. Tanto è gratis, no? Beh, detto ciò, ciao e al prossimo video!